Secondo te, quindi, presumendo che gli ostacoli di tipo culturale, economico, finanziario, politico e quant'altro, sto parlando di una situazione utopica, ovviamente, vengano rimossi, come sarebbe il quadro in questo ambito fra una decina d'anni? Non saranno, almeno per quello che è la mia prospettiva, non saranno, di vita non saranno rimossi. Sicuramente. Cioè, ci vorrà sempre una malizia nel fruitore di informazione e di intrattenimento minima per riuscire a capire. Ma del resto questa malizia non è una conquista così clamorosa, perché noi stessi, quando guardiamo un thriller al cinema, capiamo qual è il colpevole, non perché abbiamo seguito perfettamente la trama, ma perché abbiamo capito come è giusto per il regista e per il produttore che il film si svolga. È più facile arrivare al colpevole così, no? Capendo la logica commerciale del film che seguendo tutta la trama e tutto il plot. Allo stesso modo, chi legge il giornale oggi già è estremamente smaliziato, no? Tu apri Repubblica e hai un certo tipo di filtro, tu apri il Libero e hai un altro tipo di filtro. Ora però c'è bisogno di filtri sui nuovi strumenti, non più filtri sul proprietario del giornale o della televisione. Cioè, le persone devono, per esempio, capire che quando vanno su TripAdvisor potrebbe benissimo esserci una recensione di un albergo che è scritta dalla stessa agenzia che ti vende quell'albergo, però viene messa in minoranza dalle 40 coppiette tornate la settimana prima da quell'albergo e che ti dicono esattamente che il pontile oltre la barriera corallina non è stato costruito e quindi non si può fare il bagno oltre la barriera corallina, nonostante quello che dice il catalogo. Ecco, cioè, una volta capito questo tipo di nuove malizie, ok, avremo l'utente empowered e avremo anche il lettore di giornali empowered, reloaded, come lo chiama, non, mi pare che il tizio di Forrester che ha scritto quel bellissimo libro sui consumatori reloaded, adesso non mi viene in mente il nome, ma non importa, si chiama Jeff qualcosa. Insomma, sono meccanismi che richiedono tempo. Noi non possiamo, per il fatto di avere questa sorta di superpotere che premiamo un tasto, succede subito qualcosa, io faccio un'intervista con te, ti vedo in una finestrella, domani viene pubblicata. Noi abbiamo questa sensazione di poter ottenere tutto subito, e questo è fuorviante perché i tempi del mondo reale e dell'economia reale purtroppo sono drammaticamente lunghi e diversi. L'importante è che ci stia qualcuno che ci lavora sopra e invece non si sta lì a guardare e a subire. Sì, insomma, come diceva David Orban in una delle nostre interviste, riferendosi a tutt'altro, ma penso che possa valere anche in questo caso, se tutti stessero ad aspettare non accadrebbe nulla. Ma infatti, è un problema anche di recuperare, per usare una parola che abbiamo messo un po' in soffitta, la parola militanza, no? Che automaticamente evoca occupazioni di università e manganellate fuori dalle sezioni dei partiti. La militanza significa fare qualcosa che per una volta non è per noi, per il soddisfacimento diretto dei nostri impulsi primari. Non è per il nostro lavoro direttamente, non è per la nostra famiglia e non è, diciamo, non è per qualcosa del giorno stesso, ok? Significa riuscire a guardare un pochino oltre il giardino di casa e fare qualcosa anche per altre persone, e questo si può fare se tu leggi Chomsky, leggi i libri, no? Di Chomsky, vedi che senza internet, senza nulla di tutto questo, ti racconta come tante battaglie per i diritti civili sono state combattute e vinte negli Stati Uniti semplicemente perché qualcuno si metteva a fare porta a porta, no? Ecco. Adesso che abbiamo internet, secondo me non abbiamo proprio scuse. Capisco che è anche una straordinaria arma di distrazione di massa, che ci porta via una marea di tempo e ci dà anche tante piccole gratificazioni che ci fanno perdere il disegno, diciamo, complesso, no? Perché noi qualsiasi cosa facciamo su internet ci soddisfa, pubblichiamo una foto, abbiamo un amico che ci dice che è carina questa foto, oppure parte la conversazione, ci divertiamo, scherziamo, cazzeggiamo, fantastico. Però non dobbiamo mai perdere di vista le opportunità straordinarie che, insomma, che questo strumento ci mette a disposizione. Ti faccio un'ultima domanda che non faccio da tanto tempo, ma che in questo caso ci tengo a fare. Qual è la domanda che non ti viene mai fatta, ma vorresti che ti venisse fatta?
Vedi, dimostri sempre che la cosa difficile è fare le domande giuste. Ma una domanda che non mi viene mai fatta è, a proposito, diciamo, del mio lavoro, è tanto importante, questa sarebbe la domanda, è tanto importante che sopravviva la televisione, è tanto importante che sopravvivano i giornali, è tanto importante che sopravviva la radio. La domanda che mi viene sempre fatta è: moriranno prima i libri o i giornali? Quando morirà la televisione? Perché uno fa la domanda sperando poi nella propria testa di poter fare un titolo di giornale. Ok? Ma se ci facciamo sempre distrarre dall'esigenza di fare titoli di giornale, perdiamo, diciamo, l'onestà intellettuale. Noi dobbiamo fare le domande che ci vengono naturalmente. E allora, che la televisione si chiami ancora così o cambi nome, i giornali, la carta, che si vada all'edicola. Cioè, francamente, quando io avevo 10 anni, 11 anni, e mi dicevano, pensa come sarà il 2011, la mia immagine del futuro erano i Jetsons, quindi io pensavo di poter andare a scuola con una cosa antigravitazionale, con un vetro che si chiudeva davanti e atterrava, eccetera. Nulla di tutto questo, ci sono gli ingorghi, c'è lo smog, i semafori, le polveri sottili, le città fanno sempre più schifo, spazzature a cielo aperto, cioè, il 2011 somiglia molto più al mondo, alla scena di Ritorno al Futuro in cui Biff prende il potere e trasforma un intero quartiere in un posto con i casinò e le case di tolleranza. Cioè, questo è il 2011 in cui stiamo vivendo. Però è apparsa una cosa che nessuno poteva immaginare quando io avevo 10 anni, cioè internet. Almeno nessuno di noi, poi qualcuno ce l'aveva in testa in realtà. Ecco, quindi non preoccupiamoci di questo futuro in cui non ci sarà la televisione, non ci sarà la radio, no? Occupiamoci di cose più importanti. Wow, dunque, insomma, per ricapitolare, un futuro con dei media che non necessariamente saranno quelli di oggi, ma comunque saranno più vicini ai consumatori, se vogliamo. Ma diciamo che saranno più vicini ai detentori grezzi del contenuto. Questo è importante dirlo, perché oggi ci sono troppi intermediari. Il detentore grezzo di un contenuto, ti faccio l'esempio, una federazione sportiva, no? Sono loro che organizzano, che so, il campionato di motonautica. Sono loro veramente che si mettono, portano questi bestioni sui laghi, sugli specchi d'acqua, organizzano le gare, c'è il pubblico, gli appassionati. Poi c'è un pubblico che alla fine della catena lo vede magari in televisione. Okay? E non ho fatto apposta l'esempio di uno sport minore. Allora, in questo momento che succede? La federazione tratta i diritti per guadagnare uno strapuntino su un canale periferico che si occupa di sport minori e prende una piccola parte di soldi che trattiene da sé, ma il grosso finisce nella produzione televisiva che viene demandata a un'altra entità separata e poi tutto questo pacchettone viene distribuito da chi ha investito soldi nel costruire tralicci e spedire satelliti in cielo. Ok? Beh, chi già è abbastanza ricco come federazione sportiva, tipo il golf o la Formula 1, hanno detto: ma perché dobbiamo farlo produrre e distribuire a qualcun altro? Io me lo produco da solo. E quindi la Formula 1 sposta da sola, proprio la federazione, 30 telecamere in giro per il mondo senza dover trattare tutte le volte i diritti. Ed ecco che produzione televisiva e detentore dell'evento, grezzo, già sono un tutt'uno. E il distributore sta lì e si prende lui un pacchetto precotto. Ok? Se la distribuzione diventa una commodity e il web ci permette di farlo, che cosa succede? Che anche la federazione motonautica potrà permettersi di fare tutto da sola. Ok? Certo. Ecco, quindi sarà più vicino al contenuto grezzo. La fondazione che organizza il Festival di Aix-en-Provence in Francia tutti gli anni e che per anni ha dovuto trattare con la televisione francese, con la televisione italiana, i diritti per i balletti, per il Don Giovanni di Mozart, no? Che poi veniva, oppure messo su un DVD della Deutsche Grammophon e veniva venduto dove? Nelle librerie dove c'è gente che ci ricarica altri costi. Adesso questi signori producono da soli gli eventi televisivi e li distribuiscono sul web. E quindi sono loro a decidere cosa fare e a stabilire qual è la fonte di ricavi. La fonte di ricavi non è più nelle mani del distributore, del padrone del vapore. Quindi, una volta che i soldi finiscono nelle mani di chi ha il contenuto creativo, ok? Chi fa divertire la gente, chi informa la gente,
Beh, questo già è un bellissimo passo avanti, perché se i soldi finiscono nelle mani di chi semplicemente costruisce, tralicci e lancia satelliti, francamente, non andiamo molto lontano. Cristallino. Antonio, è stata veramente un'intervista interessantissima con argomenti che ho trovato veramente affascinanti. Quello che riserva il futuro per quanto riguarda questo ambito è veramente tutto da scoprire, direi, perché al momento le strade percorribili sembrano tante. Bisogna diffidare di chi oggi dice quello che succede tra 20 anni. Al massimo si può fotografare un trend e, come tutte le fotografie di soggetti che corrono rapidamente, le foto risultano mosse. Cioè non riesce a vedere i dettagli, i contorni. Chi prova a descriverti un mondo dettagliato con i contorni, in questo momento non merita grandissima attenzione. Grazie infinite per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi e in bocca al lupo per la vostra bellissima iniziativa intervistato.com. Grazie infinite. Ovviamente invito tutti a visitare il tuo blog che è conversational.it. Sì, adesso non è più il blog dove ci sono tutti i podcast e le trasmissioni alla radio come facevo, adesso è di nuovo tornato ad essere un posto dove quando penso di dover scrivere qualcosa che magari mi capita davanti agli occhi, provo a scriverlo e a conversare con gli utenti. E comunque contenuti di grande qualità, devo dire. Ti seguo con grande piacere. Grazie. Grazie a te e spero che avremo modo di vederci presto. Sì, spero anch'io. Ci sarà occasione. Sarà un lungo inverno. Sicuramente. Grazie ancora, Antonio. Ciao, ciao a tutti. Ciao.